L'altro giorno, mentre cercavo di mettere in equilibrio la bici sulla ringhiera del park, all'improvviso sono stato distratto da un mio pensiero e da una fatidica domanda. Ma chi è il rider più forte del mondo? Ci sono rider di tutte le discipline, downhill, dirt jump, cross country, enduro, trial, ma chi è il più forte di tutti? L'altro giorno mentre guardavo un video ho detto, ma lui è il rider più forte del mondo? Quindi ho posto la stessa domanda sul nostro gruppo della Monza Pizza Gang, le risposte che ho avuto sono state veramente diversissime. Chi è effettivamente il rider più forte della mountain bike odierno? Cercando di analizzare i vari personaggi e rider del panorama della mountain bike e decretare il rider più forte del mondo. Lo so che in tanti di voi dite, Toto, tu sei il numero uno, sei il più forte. Ma non mi considero il più forte, ragazzi. Ci sono atleti veramente fortissimi là fuori, ma soprattutto molto più completi di me. Ma comunque apprezzo veramente tantissimo quando mi scrivete questi commenti, perché mi riempiono il cuore e mi danno la carica. Quindi continuate a supportarmi e anzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale che ci vuole un secondo ed è gratis. E appunto, supportate il canale. Dicevamo, ma di che disciplina stiamo parlando? Il rider più forte del mondo deve essere chiaramente forte in tutto. Nel mondo ci sono tantissimi atleti fortissimi. Prendiamo l'esempio Loic Bruni, campione del mondo di downhill, ma è forte solo in downhill. Cameron Zink, il vincitore del Rampage, fortissimo. Freerider fortissimo, ma solo esclusivamente in quello. Danny Macaskill, il re indiscusso del trial, dello street trial per anni. Oppure Emil Johansson, proprio della mia disciplina, il vincitore di più di 10 Crankworks Slopestyle di fila, record dei record nel dirt jump, ma eccelle ed è veramente forte solo in quello. Tutti questi esempi appunto sono tutti fortissimi e anche se li mettiamo in una disciplina che non è la loro, se la sanno comunque cavare molto bene. Raga, stiamo parlando comunque dell'elite della mountain bike, quindi in qualsiasi caso loro sono bravi anche nelle altre discipline. Ma tra i nomi che ho menzionato non c'è nessuno di quelli che ho considerato in questa ipotetica classifica dei rider più forti del mondo. Ma quindi la domanda più spontanea che vi farete adesso è, Toto, ma come si seleziona il rider più forte del mondo? Chiaramente in base a tutte le abilità che ha un rider. Quindi trick, controllo, creatività, sending, velocità e adattamento. Ora, prima di elencarvi tutti questi atleti più forti del mondo, i giudizi, i paragoni sono stati fatti in base alle quattro discipline principali della mountain bike gravity. Quindi dirt jump o slopestyle, downhill, freeride e per ultimo trial. Queste quattro discipline secondo me rendono il rider completo. Per questo video ho selezionato quattro atleti di cui uno può essere il rider più forte del mondo. Li analizziamo uno a uno e alla fine decideremo chi è il rider più forte del mondo. E mi raccomando, perché qui il vostro coinvolgimento sarà essenziale per decretare il vincitore. Il primo rider che ho selezionato per questa sfida è Simon Gozzi. Classe 1991, polacco, atleta di slopestyle storico, ragazzi, io lo seguivo già da tantissimi anni, una macchina da trick, forte in skatepark con la mountain bike, ma la sua particolarità è essere molto forte nelle rotazioni. Lui segue appieno la mia filosofia di riding, spin to win. Infatti è stato uno dei primi a portare cash roll in competizione. Poi negli anni si è specializzato nei trick di estensione, come Superman, Superman Seagrab o tutti i trick simili al motocross, proprio perché è stato influenzato da quella disciplina e ha iniziato a girare anche in moto. Non dimentichiamo che negli ultimi anni poi magari ha diminuito leggermente i contest in dirt, ma si è dato al 100% al freeride. Nel 2022 ha fatto un secondo posto al Rampage, facendo una delle run più storiche di sempre. Non è estremamente veloce in downhill. I suoi best move che mi vengono in mente sono il flip tsunami fatto durante il Red Bull District Ride, l'unico al mondo a averlo eseguito identico al motocross. Ah, e tra l'altro quel trick lì l'avevo anche selezionato quando ho fatto la serie dei migliori trick in mountain bike, se non l'avete visto vi lascio sempre qui in alto il video. E poi il 3-6 dal drop che ha fatto nel 2022 al Rampage, seguito subito dopo dal backflip sul Canyon Gap, cosa che appunto poi gli è valsa anche il podio. Anche se non mi piace farlo, ho provato a dare dei voti per insomma stilare una classifica di questi rider più forti del mondo e vi lascio proprio quello che ho dato a Gozzi. Rider numero 2 della lista, Fabio Wimmer.
classe 1995, austriaco, youtuber chiaramente famosissimo, è diventato famosissimo con i suoi video come Wimmer Slow o Fabulous Escape, oppure gli Urban Downhill per eccellenza, gli Urban Freeride Leaves, video con, raga, 260 milioni di visualizzazioni. A video, di sicuro ha fatto progredire il mondo della mountain bike, molto forte in trial e soprattutto in street trial, veloce in downhill proprio perché ha vinto anche comunque un titolo nazionale. I trick che fa sono abbastanza basici, dove li fa sono veramente posti assurdi. Questo si collega che lui, raga, è un sender della vita, si butta a caso anche se non ha il pieno controllo della situazione. Bella raga! È molto creativo nell'utilizzo dell'ambiente circostante per fare l'evoluzione in bici. Su tutte le bici si trova abbastanza bene. Se devo scegliere dei suoi best move, il primo di sicuro che mi viene in mente è il double flip che ha fatto sulla neve. Quel salto, raga, era un salto da sci gigantesco. È entrato a 200 all'ora, è arrivato anche lungo, ma è comunque riuscito a atterrare perfetto. E poi come seconda cosa, le sgheppate che ha fatto, raga, in Urban Freeride Leaves 3. Tutte quelle doppie scalinate che ha trovato, strette, dove magari tra una scala e l'altra c'era poco pianetto, tutte quelle lì sono veramente da spegnimento totale. Anche per lui vi lascio qui il punteggio che gli ho dato. E qua, ragazzi, inizia a farsi molto calda la situazione, perché adesso vi dirò il terzo nome, che tanti magari hanno già pensato. Il terzo possibile rider più forte del mondo è chiaramente il Don, ragazzi, Brandon Semenuk. Classe 1991, canadese, ha iniziato a girare all'età di 6 anni e faceva cross country all'inizio, ragazzi, per poi a 14 abbandonare completamente quel mondo e passare al freeride. Scusate, qui devo leggere perché sono tante cose. Vincitore di 3 FMB World Tour, vincitore per 5 volte del Red Bull Joyride, vincitore degli X Games e vincitore per 4 volte del Red Bull Rampage. Credo che una carriera del genere nessuno ce l'abbia mai avuta. Ora in realtà sta girando ancora tanto in bici, ma si è dedicato molto di più al rally. È anche molto famoso per tutti gli edit e i video che porta. I suoi video sono incentrati non tanto sul contenuto, ma proprio su il riding, quindi sui trick che lui fa all'interno dei video, o comunque del modo di girare. Infatti lui è fortissimo nei trick e assolutamente non è imitabile per il modo in cui fa i trick. Ha una creatività totalmente diversa da quella di Fabio Wimmer. Utilizza anche lui l'ambiente circostante in maniera creativa, ma di ancora più creativo ci sono i trick che fa, la vera prestazione che fa, che è molto creativa, con però uno stile nell'eseguire i trick inconfondibile e un controllo e una pulizia nei trick che non ha veramente senso. In realtà Semenuk, ragazzi, non è un sender estremo. Per fare certi trick comunque bisogna sempre spegnere un po' il cervello. Per farvi comunque un esempio, in Revel in the Chaos, in un suo film, ha sgheppato tipo una roba come 10 metri atterrando su una roccia altrettanto alta, 2 o 3 metri, cortissima, che se per caso arrivava lungo o corto moriva malissimo. I suoi best move, ragazzi, sono incontabili. Ne ha fatti talmente tanti nei suoi edit che non si possono neanche definire, ma se ne devo scegliere due, l'Half Cab 540 che ha fatto dal drop in aim, e poi nell'ultimo video Afterlife ha fatto un wall ride to whip con la bici da freeride, che ci vogliono due coglioni così. Questi sono i punteggi che ho dato a Semenuk, chiaramente siamo molto vicini alla perfezione. E adesso il quarto rider che ho selezionato, che secondo me in pochissimi di voi conoscono, stiamo parlando di un rider fortissimo, Cade Edwards. One time for the hometown, I got love for it, that's real. Two times for the haters, man, cause I notice how this shit feel. Three times for my family, dog, cause this shit done paid our bills. And I get four times my net worth from a year ago with no deals. Did it all by myself, I don't need nothing. Drop a 100 songs, I'ma keep coming. Remember times they wouldn't reply, now they all... Meglio conosciuto su Instagram come K2000, appunto classe 2000, inglese, e gira in bici da quando ha 2 anni. Ex campione di downhill junior, fino a fine 2023 ha gareggiato nella Coppa del Mondo di downhill, ma dal 2024 ha deciso di abbandonare il mondo delle gare e dedicarsi completamente al freeride. Attualmente però purtroppo è infortunato. Si è sempre allenato comunque in dirt e in BMX, infatti ha un controllo pazzesco, sa fare
fare tantissimi trick dei rider odierni di slopestyle. Non sappiamo in freeride come se la cava, ma il freeride, ragazzi, è dato dall'unione dello slopestyle e del downhill. È molto bravo in tutte e due, credo quindi che se la possa cavare molto bene anche in freeride. Quando lo si vede girare ha uno stile, una potenza nei movimenti che pochi rider hanno. Su YouTube non si trovano moltissimi video suoi, non si trovano edit come Fabio, come Semenuk, ma comunque è già uscito un video assieme appunto a Semenuk, cosa, ragazzi, che è più unica che rara. Per lui ho fatto molta fatica a scegliere dei best move, proprio perché sono difficili da trovare i video, ma sicuramente le whippate che fa durante il whip off al crankworx sono incredibili. E poi se si scrolla un po' su Instagram si trovano delle clip un po' uniche, tipo un nose bonk 540 barspin fatto su un salto da dirt, oppure trick in flat che nemmeno i top rider di slopestyle riescono a fare. Questo è il punteggio che gli ho assegnato. E adesso qui, ragazzi, entrate in gioco voi. Io adesso vi farò vedere il totale dei punteggi di ogni rider, ma voi mi dovete aiutare a capire nei commenti chi secondo voi è il rider più forte al mondo. Però mi dovete specificare perché secondo voi è il rider più forte del mondo. E ho appunto dato i punteggi, anche se non mi piace farlo, per cercare di dare un dato oggettivo. E i risultati che sono venuti, ragazzi, sono abbastanza incredibili. Semenuk, ragazzi, io non avevo dubbio, è chiaramente il rider più forte del mondo. Pensando bene, dando i voti, alla fine Cade Edwards equivale a Semenuk. È magari meno bravo su certe cose, ma recupera su qualcos'altro. C'è chiaramente da fare una precisazione, però. Semenuk ha veramente fatto la storia della mountain bike e ha dimostrato in qualsiasi settore di essere fortissimo. Cade lo sta dimostrando. Per ora, se devo dare un mio giudizio, lasciando stare i punteggi e tutto quanto, chiaramente per me il rider più forte al mondo rimane Brandon Semenuk. Mi raccomando, ragazzi, aiutatemi a capire nei commenti chi è veramente il rider più forte nel mondo. Anche la percezione semplicemente di tutti voi aiuta a capirlo. Se questo video vi è piaciuto, ricordate sempre di lasciare like. Non vale dire Toto.